Siamo qui con Marco Rodella che abita a Cavaglià e dove appunto c'è questa situazione ormai da anni, credo perché comunque Certo. il TAV nella zona della Padana, quindi il tratto Torino-Milano è stato terminato ormai da qualche anno. Ci sono delle problematiche, delle conseguenze molto evidenti, importanti di quello che è stato l'impatto sul territorio, l'impatto sull'ambiente. E di conseguenza anche l'impatto sui cittadini. Prego Marco, se ce ne vuoi brevemente condensare una vicenda che so che è complessa, però se la vuoi condensare. Certo, sì, in effetti le vicende che sono venute nella mia terra sono molto complesse, però sostanzialmente quella che era stata presentata a noi ai tempi, a suo tempo, come una portatrice di ricchezza, lavoro e quant'altro, si è rivelata poi nel tempo una sorta di bufala, una sorta di inganno che ha dato lavoro solo a un po' di gente nel periodo in cui la stavano costruendo, ma che poi ha lasciato degli strascichi sul territorio che sono veramente impressionanti. In effetti ha deturbato l'ambiente con una sorta di muraglia cinese dove vediamo un trenino che passa e che se dovessimo prendere la stazione più vicina è a Novara e che quindi non porta nessun beneficio nell'aria come porterebbe lo sviluppo della ferrovia a bassa velocità, che appunto a bassa velocità che ha sempre meno risorse proprio perché le risorse vengono deviate per queste grandi opere, e per cui nell'area biellese e vercellese il problema delle tratte ferroviarie a bassa velocità è proprio una cosa che ostruisce sia lo sviluppo economico, al di là della crisi attuale che interessa a tutti, sia lo sviluppo sociale. Ora nella nostra area, quando hanno Ma ci puoi finito. far vedere nel concreto? Questo è un ingrandimento di una Google Map. Ecco, questa è la nostra zona, la nostra terra, che è la terra denominata l'area Valle d'Ora, questa, è vicino al lago di Viverone, dove si sono sviluppate a seguito anche dell'opera TAV delle cave immense. Abbiamo circa 3 km di cave, vedete anche queste zone qua sono tutte cave. E anche questa dove c'è questo laghetto, che in proporzione al lago vedete è impressionante perché il volume sembra essere ormai simile, molto, molto vicino a quello del lago. Questa cava in particolare è diventata un lago perché sotto quest'area ci sono numerose falde acquifere, per cui sono andate talmente a fondo che hanno addirittura sfondato le falde acquifere, perché questa non è acqua piovana. Ecco, tutto questo lo scempio che è nato e è stato ampliato anche dalla TAV, che fra l'altro sembra essere nei progetti coinvolta anche per l'opera nella Val di Susa. In Ecco, effetti, spiegaci un attimino che cosa sapete di questo. sembra che una parte dei materiali proverranno da queste cave che sono in continua espansione. Infatti, queste immagini sono ferme al 95, le cave attualmente sono Ecco, molto ma come ampliate. giustificano il fatto che non utilizzino lo smarino della Val di Susa, quindi delle perforazioni in Val di Susa, e invece utilizzino? Perché c'è questa problematica che spiegavi prima, che la ghiaia di queste zone è molto buona, di È molto qualità. buona, quindi risulta in quasi tutti i grandi progetti dell'area, come l'autostrada che stanno progettando per la zona biellese, la diga in Val Sessera, in tutte le grandi opere in qualche modo viene coinvolta quest'area. Perché probabilmente, a parte c'è la ghiaia buona e ci sono delle situazioni amministrative che favoriscono questo tipo di attività, ma anche a livello regionale. Perché in regione abbiamo delle normative molto blande che permettono cose per le attività edili molto più facili che nelle altre regioni d'Italia. Tant'è vero che la maggior parte delle aziende che operano nell'area sono di provenienza lombarda, perché in Lombardia ci sono delle regole molto più severe e soprattutto anche delle situazioni economiche meno vantaggiose. Quindi voi cosa avete sentito? Quali sono le informazioni che avete rispetto al collegamento tra costruzione del TAV, della linea TAV in Val di Susa e queste cave nella vostra città, queste cave nel vostro territorio? Beh, a parte al di là del fatto che vengano poi utilizzate effettivamente o meno,
ci siamo sentiti legati alle problematiche della TAV in Val di Susa proprio perché ogni volta che fanno questo tipo di opere tentano sempre di puntare sul fatto che creano lavoro e creano ricchezza per la zona. Poi in realtà la nostra realtà della Valle d'Ora ha dimostrato che non è affatto così. E quindi voi avete vissuto sulla pelle l'esperienza di uno sfruttamento del territorio e una restituzione bassissima, sì, di valore in termini di lavoro, di servizi. Sì, c'è stata una proporzione, cioè, penso che sia praticamente un danno qua, è valutabile come un danno. Nel nostro caso si può dire di sì, è stato così. Nel caso della Val di Susa non vediamo benefici se non per le grandi città, che sono, cioè ad esempio l'ingegnere che parte dalla grande città del punto A che deve andare alla grande città del punto B, che arriva forse qualche minuto prima in ufficio. Al di là di questo, tutto questo non vale il beneficio, che il sacrificio dello sviluppo della bassa velocità. È stato fatto un calcolo approssimativo di quanti metri cubi possono essere stati scavati, prelevati o comunque riportati, cioè un volume complesso, cioè, so che è difficile, ma ci sono delle stime? Beh, ci sono delle associazioni dell'area che probabilmente hanno dei dati un po' più precisi, io adesso questo tipo di dati non li ho, la parte tecnica io non la conosco a fondo, conosco solamente la situazione complessiva dell'area. So che in queste terre io ci giocavo da bambino, adesso praticamente. Ecco, no. Scusa, rispetto invece al tema della salute pubblica, ci sono state delle conseguenze? Le conseguenze sono indirette, conseguenze nate dal fatto che queste cave poi vengono tentate sistematicamente a discarica, perché quando c'è un buco c'è anche poi un altro business, che è quello di chiuderlo con i rifiuti. Sì. Da noi è successo purtroppo questo, senza tenere debitamente conto delle falde acquifere che passano sotto quest'area e che servono mezza vallata piemontese, che rischiano di essere compromesse da eventuali fughe di queste discariche. In effetti ci sono stati dei casi di perdite di alcune di queste discariche, che adesso sono stati ufficialmente contenuti, ma sono un rischio costante. Senti, è percepibile la problematica delle polveri sottili sollevate dalle cave, dai lavori che ci sono stati? Sì, dalle grosse movimentazioni di tantissimi metri cubi? Sì, questo diciamo è il male minore, il male peggiore è quello delle discariche, che sono delle vere e proprie bombe chimiche pronte, certo, ad esplodere in qualunque momento. Cioè, ma nel senso, nelle malattie polmonari si sono riscontrate delle... Beh sì, le malattie polmonari nella nostra zona ci sono, perlomeno ci sono molte malattie di tipo tumorali, cancerogene e quant'altro, non dovute direttamente alle polveri, ma dovute direttamente ad altre situazioni ambientali. Vuoi l'acqua, vuoi altre situazioni ambientali che messe assieme creano una serie di patologie che non sono staticizzate. No, non sono staticizzate, quindi non ci sono stati degli studi, degli approfondimenti, delle valutazioni, voglio dire, sul piano scientifico di queste possibili. Anche perché è difficile fare delle valutazioni, perché i comuni non sono tenuti a fare una statistica di chi dei residenti che sono morti per determinate malattie. Per avere una statistica di questo genere ci si può rivolgere solamente agli ospedali, che ti dicono Pippo è morto di questa malattia, magari non direttamente correlata a un tumore o a un cancro, perché il tumore ad esempio crea delle altre sensazioni, quindi uno può, certo, morire magari per un infarto, certo, che è stato causato da un tumore magari, però risulta nella statistica morto per infarto. Certo. Quindi è difficile fare anche un tipo di queste statistiche, perché non ci sono delle regolamentazioni ben precise per poterle fare. Poi la correlazione dal punto di vista medico, scientifico è sempre difficile, cioè sì, se fosse così semplice, certamente ci sono delle sostanze che sono cancerogene, e questo ormai ci sono anche elenchi che sono resi pubblici e noti, no? Sì, però sì, non è, non, diciamo che è una materia particolarmente complessa. Sì, particolarmente complessa, e soprattutto bisognerebbe effettivamente
fare dei listini. Se vuoi un'ultima domanda, poi spero che faremo altri appuntamenti su questo tema, magari con degli inviti in valle dove si affrontano dei dibattiti e voi riportate le vostre esperienze. Se ci fosse la possibilità di tornare indietro nel tempo al prima TAV, che tipo di azione, che tipo di provvedimenti, che tipo di... Beh, innanzitutto bisogna fare in maniera che l'informazione sia molto più diffusa, perché purtroppo il problema italiano è proprio quello dell'informazione, della disinformazione. Per imporre determinate opere a volte puntano sulla maggioranza ignorante di quello che sta succedendo o dei risvolti di quello che viene fatto. Per cui se dovessimo tornare indietro si porteremmo innanzitutto, ancor prima forse che delle manifestazioni, un'attività di informazione, un'informazione capillare della popolazione. Bene, ti ringrazio Marco e arrivederci alla prossima. Grazie. Ciao.